Mesi in questo caso, abbiamo chiesto spende di più, spende di meno, riesce a risparmiare, ha meno reddito, ha più reddito. Vediamo un po' che cosa ci hanno risposto. Lei spende di più o di meno rispetto al passato in generale? Decisamente di più, ma anche più sicuramente. reddito? Reddito è rimasto lo stesso. Però riesce a spendere di più? E si rinuncia a certe cose, se ne ha un'alternativa ad altre, è naturale. Riesce a risparmiare? Quello un po' meno. In passato di più, negli anni Sì, scorsi di beh, più. certo, certamente. Adesso non si risparmia più. Adesso bisogna contare sempre quello che si vuole spendere, pianificarlo e poi piano piano si affrontano le spese. Io risparmio. Come Alla prima. mia età risparmio, alla mia età. Il mio figlio non risparmia già più. Ma il problema è se riesce a risparmiare o si consuma tutto quello che si guadagna. Bisogna vedere dove vuoi risparmiare, se risparmi sul mangiare o sul vestire o sul. Lei spende di più o di meno rispetto al passato? Di più, poi i prezzi sono un po' aumentati. Ma allora vuol dire che ha anche più soldi? Ma diciamo che i soldi sono sempre gli stessi, cioè la busta paga è quella. Ma si riesce ad avanzare qualcosa alla fine del mese o no? No, onestamente no. Si spende di più. Ma allora vuol dire che ha più soldi? No, si spende di più in generale, non che ce l'ho io. No, con la pensione no, non lei. La dobbiamo vivere due marito e moglie, nipoti, un figlio disoccupato e vengono a casa a mangiare. Io mi arrangio così. Cioè, avanza dei soldi alla fine del mese? No, non avanza niente, tra luce e tutto. Aspetta che la casa è mia, che se dovevo pagare l'affitto non ce la facevo. Io spendo troppo, guarda. Ma si spende di più o di meno? Cioè si spende di più di qualche anno fa? Dico di sì. Allora c'ha più soldi, però se spende di più. Spende di più o si mangia di meno? Riesce ad accumulare qualcosa alla fine no. del mese? Quello no. Risparmio niente? Niente. Spende tutto? Per adesso sì. Le pensioni non salgono mentre che il costo della vita, specialmente sulle spese fisse tipo luce, gas, telefono. E quindi non si riesce ad avanzare? No, esatto. Sempre sì. di meno? Sempre di meno, esatto. Avverte che spende di più, spende uguale? In generale un po' di più, sì. Poi vabbè, con il bambino piccolo ancora di più, però penso anche il rapporto dei miei genitori sicuramente di più, come spesa. Riesce a risparmiare alla fine del mese qualcosa? Sì, beh, qualcosa sì. Dov'è che si può risparmiare? Si può risparmiare sul cibo, per esempio. Sui vestiti, poi lì è soggettiva la cosa, non, magari per me risparmio sul cibo, per alcuni sul vestiario, sui beni materiali di seconda. Però si riesce un po' secondo me. Secondo me se uno si impegna, fra virgolette, sì. Però si deve impegnare. Però si deve impegnare perché è dura l'avventura, sì. Si deve impegnare, sì.